Eccoci di nuovo qua, ancora una volta, sul nostro canale YouTube. Un saluto a tutti. Cosa facciamo questa volta? L'avete visto, come sempre, dalla locandina illustrativa AS Val della LCT. Il nostro amico e cliente Leonardo, che ci ha dato in mano questo prodottino. Avevamo già fatto diversi anni fa la recensione di questa replica, che devo dire è veramente ottima già di serie, cioè esce comunque con una meccanica abbastanza valida. Ma il nostro amico Leonardo è pignolo e ci ha detto: Tano, pensaci tu, fai un lavoro, io voglio il top, voglio le cose fatte bene, mi sono rotto le balle soprattutto di mettere la batteria davanti, perché come voi sapete in questa replica, e se non lo sapete ve lo dico io, tutte le volte bisogna togliere questo finto silenziatore dove all'interno passa la canna, una rottura di balle indegna, dove oltretutto si rischia spesso e volentieri di tranciare il cavo. Quindi noi abbiamo un progettino in mente da inserire anche un sistema MOSFET con un cavo passante, vabbè, adesso poi ve lo faccio vedere sul nostro bancone da lavoro. Ci spostiamo immediatamente. Ecco il nostro cannone, vedete che bestia, tutto in acciaio, comunque lamiera è bello, bello tosto. Allora andiamo subito a togliere questo mega silenziatore finto, perché poi è un portacanna e quindi non serve praticamente a niente. Allora abbiamo il nostro perno che andiamo a schiacciare, poi ruotiamo, adesso non ricordo se da una parte o dall'altra. Vi dico ragazzi, è veramente duro, perché la replica è veramente serrata bene. È fatta bene, quindi gli incastri ci sono tutti, però il problema appunto di questo sistema è che, essendo così serrato, spesso e volentieri appunto ci compromette la durata dei cavi. Adesso è talmente duro che ecco, oh, ce l'ho fatta. In più tutte le volte andiamo a fare tutto sto casino e abbiamo la canna a penzoloni, insomma non è un sistema bellissimo, ecco, bisogna stare un po' attenti. So che esiste anche la versione fatta in alluminio di questo modello, che pesa anche decisamente meno. Comunque noi poco importa, perché i cavi li andremo poi a passare di dietro, quindi vedete che qui c'è il nostro passaggio cavi che è veramente ristretto. Andiamo a togliere proprio le prime cose, che per riuscire a lavorare meglio togliamo anche questo handguard, se così possiamo chiamarlo, per poter lavorare meglio e sfilare i cavi originali. Queste sono, guardate che belle finestre che fanno. Replica ottima, già di serie, cioè questo ve lo dico, è veramente fantastica. Allora, ecco qua, e abbiamo già visto il nostro, vedete, gearbox. Andiamo, è molto semplice da smontare ragazzi, quindi non è una cosa così complicata, perché basta togliere le viti sotto, poi abbiamo un'altra vite di ritenuta qua e praticamente il gearbox viene via. L'unica cosa a cui bisogna stare abbastanza attenti è il selettore della sicura, non tanto il selettore di raffica e fuoco, e il selettore della sicura, perché per metterlo dentro va incastrato in maniera perfetta, cioè se no non va dentro, ecco in poche parole. Qui il resto si smonta praticamente come in una cappa, vedete? Andiamo a togliere praticamente, togliamo la brugolina, allentiamo la brugolina da qua per togliere il perno, perché ad esempio in questo caso, non come in alcuni AK, si riesce a togliere questo pezzettino, questo pulsante di ritenzione della culatta, ma bisogna per forza togliere, vedete, il perno che deve sfilarsi in avanti. Ecco, abbiamo una molla e un'altra molla anche qua, state attenti a non perderla. Poi il resto è proprio un lamierino appoggiato, ok, che li mettiamo da parte, non è difficilissimo, ok. Andiamo a svitare anche, perché io dico sempre ok, 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 cioè la devo smettere di dire ok, perché fa schifo dire sempre ok. Quindi andiamo poi a togliere le due viti che ci tengono stretta la TOPAP da qua, in modo da poterla spostare in avanti o addirittura allentare completamente l'outer barrel, ma questo lo faremo successivamente. Quindi come vi ho detto, vi faccio vedere, così andiamo a togliere questo. Ah, cosa ci ha dato il nostro amico Leonardo a proposito di motore? Guardate che bello, questa è la sua gabbia motore originale. Il nostro amico Leonardo ci ha dato questa bellissima gabbia, guardate, originale LCT sempre, però in alluminio, strafiga, vedete, fatta apposta per questo modello. Guardate che bella,
l'alluminio ricavato dal pieno si alleggerisce un po' di più la replica, ma niente di particolare. Andremo a installare anche, guardate, l'abbiamo preso apposta per mantenere un ratio non troppo elevato, perché Leonardo punta principalmente sulla precisione e sulla silenziosità. Per questo andremo ad installare una testa pistone con air brake. Andremo a fare anche un leggero corsa corta per poterlo utilizzare con la batteria da 11.1 lipo, perché comunque metteremo un MOSFET, un micro MOSFET, e appunto per compensare un attimino il discorso molla. Cioè, cosa ci serve questa volta a fare il corsa corta a meno due denti? Ci serve per far sì da poter inserire una molla un po' più dura, proprio per compensare la corsa più corta del pistone, in modo che la meccanica tende a fermarsi in maniera un po' più aggressiva, avendo appunto una molla più dura. Quindi non fare poi il doppio colpo in singolo. A volte anche questo ci può servire, appunto, fare un corsa corta, non tanto per la velocità di raffica, quanto appunto sia per la reattività, sia per evitare il colpo singolo. Dicevo, un bel motore Nimrod, albero corto, 20K, vedete che bello? Tutto il CNC, ventolina di raffreddamento, fantastico. Questo in teoria dovrebbe andare più o meno come un 18K GNG, perché fa qualche giro in più, ma è testato appunto con la 11.1, quindi forse un pelino anche meno. Ma a noi va bene, dovrebbe andare bene, perché in teoria non dovremmo superare i 20 pallini al secondo. Quindi niente, adesso tiro fuori le scocche e vi faccio vedere il gearbox. Scusate, ho detto che vi facevo vedere e poi stavo andando avanti. Allora, smontate le viti dell'op-up e le due viti, vedete, allentate i grani, ce ne sono 1, 2, 3, 4 dell'outer barrel, vi conviene toglierla per lavorare meglio. Qui c'è la nostra outer barrel, la canna a questo punto può venire via tranquillamente successivamente, ovviamente, perché prima va tolto il gearbox. Allora, andiamo a togliere ovviamente l'impugnatura, andiamo a togliere la vite di ritenzione, appunto, che è quella che tiene stretta il gearbox, e andiamo a togliere il selettore, che poi questo potremmo anche non toglierlo, però vabbè, l'abbiamo tolto lo stesso. Una volta fatto questo, dobbiamo assolutamente, adesso ve lo faccio vedere, è difficile, se, non so se riuscite a vederlo dalla telecamera, ma è praticamente incastrato il selettore, abbastanza intuitiva come cosa. Quando la vedete capirete che praticamente dovete scalzare con un cacciavite la parte che c'è qua, ok, che è leggermente ripiegata, lo dovete scalzare perché è incastrato, è un perno che è messo in questo modo con un altro pernino sotto che è incastrato dentro, alzandolo si scalza, si riesce a tirare fuori. Questo è il, diciamo, sistema più veloce, ok? Quindi noi arriviamo qua, adesso sicuramente farete fatica a vederlo, io lo alzo un attimino, aspetta, con un cacciavite decente, così lo ripiego leggermente e lui, eccolo qua, è già sganciato, eccolo. Ecco, state attenti a questo, che è il selettore che dovrete poi successivamente inserire, che ha il perno passante, come potete vedere, che va qua, scusatemi, ok? Quindi è quello che praticamente, vedete, va a selezionare colpo singolo a raffica, c'è il cutoff. Mi raccomando, non perdetelo, comunque è abbastanza semplice, va messo qua. Quindi siamo già arrivati al gearbox, in questo momento vi ho appena fatto vedere come si smonta questa parte. A questo punto potete togliere la canna. Quindi mettiamo da parte il tutto e andiamo ad aprire questo bellissimo gearbox, perché comunque già di serie, come vi ho detto, è veramente bello, e anche le boccole su cuscinetti hanno le sfere belle grosse, belle toniche. Andiamo a vedere che cosa c'è all'interno, ma soprattutto andiamo a decidere che cosa montare su questa replica. In tutto il suo splendore, il nostro gearbox LCT del AS Val. Bene, dopo questa meravigliosa presentazione vi faccio vedere qualche piccolo problema. Cosa abbiamo che non va troppo bene con questa lunghezza di canna? Questa è una canna da 42 cm, quindi è un bello stufanello e necessita appunto di un cilindro che comprima leggermente più aria. Infatti noi andremo ad applicare appunto un cilindro in acciaio della FPS con una piccola presa d'aria posteriore, che poi facendo il corsa corta fondamentalmente forse non ci arriverà neanche lì, quindi va bene lo stesso. Andremo a cambiare determinate componenti, anche se, come ho già detto, la replica di serie con batteria 7,4 volt, con questa meccanica gira abbastanza bene, è un po' ferrosa, però gira abbastanza bene. Le componenti, come vedete, non sono affatto male. Allora, teniamo la nostra molla, l'asta spingipallino, lo spingipallino lo manteniamo, perché comunque è uno spingipallino molto valido, similare, veramente similare a quello della FPS,
che andremo appunto ad accoppiare con la testa cilindro, perché ha già l'OR, guardate, con la testa cilindro versione 3 di pad di battuta giallo, quindi morbido, con la testa pistone con air brake. Cerchiamo la massima silenziosità, quindi tutto il blocco di questa parte andrà messo via. Il pistone è pesantissimo, una cremagliera a denti in metallo, però il polimero non è un granché, ecco, se devo dirla tutta, però non è male. Quindi lo mettiamo via, questa roba qua la mettiamo via. Gli ingranaggi, dicevo, sono stati messi dentro alle boccole tipo a pressione, è una roba imbarazzante per togliere, guardate, non vengono via, sono, ecco, questa è una cosa che devo dire non mi piace molto, perché o li ha messi dentro a caldo, guardate che roba, non vengono via, a mano non si tolgono, ragazzi. Cioè, gli ingranaggi invece classici che andremo a montare, ingranaggi 16A1, scorrono perfettamente e gli alberini passano perfettamente all'interno delle boccole. Le boccole manterremo queste perché, oltre, vabbè, ad essere da su cuscinetti e per il tipo di velocità di raffica vanno più che bene per quello che andremo a fare noi, sono di ottima qualità, più che altro che sono anche da 9 mm, quindi hanno delle sfere molto grosse, ok? Quindi non importa cambiare i cuscinetti, a meno che non vogliamo inserire dei cuscinetti, scusatemi, delle boccole in acciaio da 9 mm. Ma per avere il massimo della scorrevolezza, scusatemi, e silenziosità, sicuramente queste sono più indicate. Ora, per toglierle, vi faccio vedere che mi tocca picchiettarle piano piano, ovviamente, perché non voglio forzare troppo, l'alberino, ok? Solo che dobbiamo mettere qualcosa sotto in modo che l'ingranaggio, guardate, poi l'ingranaggio conico è anche già tutto rovinato, questa non è una cosa positiva. Allora, strano perché la replica, da quello che ho capito, è nuova. Adesso io mi appoggio con questo qua, che poi se vi appoggiate in morse sarebbe l'ideale. Però per farvelo vedere, adesso io mi appoggio con questo e poi smazzo piano piano. Guardate che roba! Sono incastrati, gli ingranaggi sono incastrati nelle boccole. Come dicevo, probabilmente sono stati messi dentro a caldo, non lo so, però... Non, come dicevo prima, sembra che ci sia già il conico leggermente rovinato. Questo probabilmente per un non corretto spessoramento, ma soprattutto il discorso è che, essendo così bloccati, non diamo possibilità di avere l'ingranaggio conico, di avere leggermente gioco per girare in maniera più fluida e soprattutto rendere la replica anche meno rumorosa. Andiamo a togliere anche gli altri, guardate che robe. Pianino, tano, ecco qua è venuta via anche la boccola. Adesso pensate un po', allora, ecco, guardate che roba, inchiodati dentro, che roba strana. Ma adesso dobbiamo togliere questa boccola, solo che a questo punto io, ragazzi, sono un po' perplesso, perché ho paura che queste boccole abbiano forzato veramente tanto con questi ingranaggi e preferirei dire al cliente di installare eventualmente delle boccole da 9 mm in acciaio, boccole piene in acciaio, perché ho un po' paura che queste boccole abbiano sofferto un pochino durante l'inserimento di questi alberini così tosti. Comunque, stavo dicendo, intanto finisco di dire la ricettona. Ingranaggi 16A1 con una piccola corsa corta meno due denti, cilindro in acciaio FPS, testa cilindro in Ergal con pad di battuta soft, pistone zero shock FPS, testa pistone con air brake, asta spingi pallino SHS, motore Nimrod 20K che andremo ad installare per utilizzo batteria 11A1, e per completare il tutto, visto che questa volta il Titan non riusciamo a montarlo, anche se c'è qualche tutorial in giro che fa vedere che si può montare, ma fa cagarissimo il sistema, non è un sistema proprio affidabile, noi monteremo un picco AAB con MOSFET ed Active Brake con passaggio cavi posteriori, che successivamente andremo ad apportare le modifiche, prendere tutte le varie misure per vedere dove far passare sti cavi, perché a me non piace che escano qua sopra, che sono brutti da vedere, no? Cerchiamo di fare una cosa carina, tanto hanno detto che praticamente il calcio non lo va più a ripiegare perché lo tiene sempre dritto, perché monterà anche un'ottica laterale. Ha già comprato il poggiaguancia e la borsina porta batteria, quindi
il calcio, ha detto io non lo chiudo più, chi se ne frega, benissimo, vediamo cosa fare. Come anticipato abbiamo sentito il cliente e abbiamo deciso ovviamente di montare le boccole in acciaio autolubrificanti al posto delle boccole su cuscinetti. È un vero peccato, però purtroppo queste si rovinano quando si vanno a togliere gli ingranaggi, infatti sono, vedete, sono già anche queste un po' più piegate, perché io non so come cavolo le mettano dentro a pressione o altro, ma vabbè. Comunque, detto questo, non è tutto oro quello che luccica, ovvero vedete che abbiamo cambiato il pistone con un pistone carbon. Abbiamo messo un carbon perché questa versione qua, vabbè, è vero, avrei potuto cambiare la cremagliera e basta, però vabbè, gli ho montato questo che è ancora meglio. E questa cremagliera, che è il modello vecchio della FPS, adesso fa un'altra generazione, era leggermente più bassa, quindi più compatibile con questo tipo di gearbox, soprattutto con questo tipo di meccanica, quindi ingranaggi 16-1 con l'altra cremagliera, purtroppo essendo un po' compatto questo gearbox tendeva a toccare leggermente la cremagliera sotto dell'ingranaggio, quindi con questo invece siamo riusciti ad andare alla perfezione, quindi attenzione quando montate queste cose, controllate sempre la compatibilità di tutti i pezzi. Cioè, quello che voglio dire io è questo, cioè quando questo gira, la cremagliera, quella sotto all'ingranaggio settoriale, tendeva a toccare leggermente, che non va assolutamente bene, quindi controllate sempre tutto. Regolato l'angolo di aggancio, una leggera smussatina anche alla pinna dell'asta spingi pallino, che abbiamo montato un SHS rinforzata, quindi nella parte qui dietro l'SHS ha una sorta di dentino che rompe un po' le scatole, tende un po' a impuntare. È vero che girando dopo un po' quella si smussa, però noi preferiamo fare un lavorino fatto bene in modo che giri proprio perfettamente senza nessun tipo di problema. Anche i denti dell'ingranaggio settoriale sono già stati lavorati in -2 e smussati, appunto per evitare che vadano a intaccare le guide antisfregamento del pistone, quindi direi che da questo punto di vista a livello meccanico abbiamo già fatto tutto. Ora non ci resta altro che andare ad installare l'impianto elettrico, che verrà completamente rifatto con cavi della FPS a basso assorbimento, installando ovviamente un sistema MOSFET che vi ho fatto vedere prima. I cavi passeranno di dietro tramite un manino che io dovrò provare a fare, quindi ora vado a smontare la meccanica perché voglio utilizzare comunque il gearbox da vuoto per vedere i vari passaggi, se riesco a fare quello che voglio fare, che poi vi farò vedere. Ecco una parte del gearbox, cioè l'impianto elettrico finito, abbiamo rifatto tutti i cavi, vedete che qui c'è un grumo notevole, ma dopo poi verrà fissato, tanto comunque c'è molto spazio sotto appunto la culatta, si chiama così questa roba qua. Abbiamo lasciato lo spazio ovviamente per l'asta che porta avanti e indietro il finto otturatore, vedete che è questa, e appunto c'è lo spazio per poterci far stare appunto anche il sistema MOSFET lateralmente o eventualmente sopra. Vedete che qui io ho montato dei connettori. Perché questo? Perché così, adesso vi faccio vedere che cosa mi sono inventato, visto che il cliente voleva comunque il cavo dietro nel calcio, come facciamo, come non facciamo, ve lo faccio vedere, eccolo qua. Fortunatamente avevamo questo tubino che è vuoto dentro, quindi abbiamo tirato tutti i cavi e non si può anche, guardate che bello, questo è il passaggio cavi, si può chiudere, si può aprire, il cavo scorre, ovviamente bisogna stare attenti. Adesso andremo ad inserire in questa parte qua della termorestringente onde evitare che tenda a rovinarsi il cavo, però scorre perfettamente, si chiude perché comunque i cavi hanno del gioco, quindi vedete hanno tutto il passaggio proprio libero, sia da qua, vedete che si muovono, adesso sfuoca di continuo perché sto andando su e giù con la replica. Qui poi successivamente lui monterà o un porta batteria che abbiamo, che ci ha dato a disposizione, oppure addirittura il suo poggia guancia, che secondo me se lo riesce ad adattare bene il poggia guancia che va messo qua sopra, così la batteria praticamente può stare tranquillamente qui dentro all'interno, c'è tutto lo spazio che uno vuole, oppure ovviamente la sacchettina che dopo andrà a montare. E questo perché? Perché comunque lui poi monterà un porta ottica laterale, quindi ovviamente il calcio non si chiuderà mai più, però nell'eventualità lui comunque può chiuderlo perché questo passaggio di cavi che sono riuscito a fare gli permette anche questa opzione. Ecco, è tutto appoggiato, ovviamente non è fissato niente, è proprio per provare tutte le varie compatibilità, quindi vedete qui ci sono i cavi nuovi, l'impugnatura si infila perfettamente e questo è tutto il resto.
Allora, dicevo, perché ho lasciato, di solito io tendo a saldare tutti i cavi, Invece in questo caso ho lasciato due connettori, che sono questi due qua, perché nel caso uno dovesse poi in futuro smontare il gearbox, metti che capita qualche sfortuna, questi sono i cavi che ci portano appunto la corrente da dietro. Quindi andiamo a smontarli in questo modo e possiamo tranquillamente estrarre, guardate, il gearbox, ecco qua, lasciando i cavi appunto, guardate, nella loro posizione. E questo è tutto l'impianto elettrico fatto. Bene ragazzi, allora spero di avervi fatto una cosa carina, da farvi vedere una cosa carina che si può fare anche su questa replica, se uno nel caso volesse appunto portare i cavi dietro a scomparsa, bellissimo, perché non si vede assolutamente niente. A questo punto procedo con l'installazione di tutta la meccanica che abbiamo preparato. A differenza di altri video dove vi faccio vedere che monto i componenti, stavolta ve lo faccio vedere già finito. Questo perché? Perché sono diventato cretino a montare il grilletto. Come sapete, e se non lo sapete ve lo dico, il grilletto versione 3 spesso e volentieri è veramente come un gatto attaccato alle palle. Quindi ci ho messo una vita a metterlo su, eccolo, fermo, il libato non lo tocco, il motore 20K Nimrod che abbiamo già installato, qui il nostro nuovo pistone, vado a chiudere il tutto, volevo farvelo vedere appunto, qui c'è tutto l'impianto elettrico di prima, prima di chiuderlo, per poi fare il primo test per sentire come gira. Replica riassemblata, abbiamo già inserito il tutto proprio per farvelo sentire, tanto poi se per caso sbaglio molla basta togliere la parte dietro e inserire appunto, abbiamo lo sgancio molla rapido che ho assolutamente dovuto modificare, che ho dovuto togliere la sua vite che è questa qua e inserire, ve la faccio vedere, una vite più interna con un pezzettino che ci servirà appunto per tenerlo, per tenere il reggimolla dritto, perché purtroppo con il suo sistema del cazzo, devo dirlo, purtroppo un sistema sbagliato, loro gli hanno messo questa vite che va all'interno pari al gearbox, però purtroppo il reggimolla dentro, come in tantissimi AK con sgancio molla rapido, tende a fare questo movimento. Quindi bisogna fare questa piccola modifica, che è abbastanza semplice, si cambia la vite, si mette una rondella molto sottile in modo che rimanga comunque all'interno, anche perché altrimenti questo poi dopo non ci sta più. Quindi, detto questo, il nostro passaggio cavi super fotonico, guardate che bello, non si vede assolutamente niente e si può comunque aprire il calcio, guardate il cavo che passa, non tira, è perfetto, ok, tanto lui non lo aprirà, vabbè, fa lo stesso, vi faccio sentire come gira la replica con una batteria da 11.1, ovviamente non vi aspettate chissà quale rateo, perché appunto il cliente non voleva avere un rateo esagerato, ma voleva avere una replica tranquilla che comunque spari bene, sia assolutamente affidabile. Per questo abbiamo scelto il motore 20K Nimrod con ingranaggi 16-1, meno due denti. Allora, questo è il suo rumore, la cosa più bella viene dal davanti. Sentite davanti che spettacolo. Super ovattato. E qui abbiamo la sua raffica. Sentite che roba? Silenziosissimo. Ha un'uscita del pallino che sembra tipo che abbia il silenziatore. Molto molto ovattato. In teoria dovremmo andare intorno ai 15-16 palline al secondo, che è appunto quello che più o meno ci eravamo detti col cliente, intorno da non più di 17 più o meno palline al secondo. La potenza non lo sappiamo, andiamo immediatamente al cronografo e vediamo se ci abbiamo preso con la molla da 100 fps. Cronografo X-Cortec AC6000 pallini 0,25 della Gingy, la batteria 11.1 ve l'ho fatta sentire prima, andiamo e vediamo quanto fa questo cannone, abbiamo già rimesso anche il suo silenziatorone. Uè, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo preso. Adesso sicuramente non sarà molto in teoria costante, perché abbiamo, invece è ipercostante. Va veramente bene, beh, un 0,95. Comunque un picco massimo in colpo singolo di 0,98, tantissima roba. Vediamo la raffica se ci abbiamo preso. Abbiamo dedotto circa 16 palline al secondo. Vediamo un po'.
Uè, anche di più, spettacolo, 17, 17, 8. Fantastico, proviamo ancora. Bellissimo. Tanta roba. Sono finiti i colpi. Beh, direi risultati fantastici. Ovviamente questo non è quello reale, ma siamo a 17.8, 17.5 con un picco massimo di 0,98 joule. AES Val LCT, l'abbiamo finito. I risultati del cronografo li avete visti, io l'ho testato anche fuori, spara veramente una meraviglia. Ma soprattutto la sua peculiarità, se vogliamo dirla così, è diventata appunto la silenziosità nell'uscita del pallino grazie alla testa pistone con air brake e soprattutto alla testa cilindro con il pad di battuta giallo, che fino a un ratio di 17 massimo 18 palline al secondo con raffiche contenute ovviamente, ma direi che il nostro amico Leonardo non è uno smanettone perché giocherà solo con i monofilari e i monofilari sono da 100, quindi durano veramente poco, e appunto dicevo raffiche contenute comunque va più che bene e ammortizza tantissimo, soprattutto silenzia tantissimo. La meccanica interna l'avete vista, abbiamo apportato delle modifiche molto particolari, appunto quella del passaggio cavo all'interno del calcio con il foro posteriore per avere il cavetto esterno, come richiesto dal cliente. Ragazzi, se vi è piaciuto il video condividetelo a bombazza, mi raccomando, like come se non ci fosse un domani, continuate a seguirci, mi sto impappinando, sono veramente stanco perché oggi è venerdì, quindi è l'ultimo giorno della settimana e sono veramente cotto, direi che sono circa le 6, quindi ancora un'oretta e poi vado a casa. Ci vediamo alla prossima e non lo dico più, ditelo voi, ciao!